Intanto, entrando in questa chiesa, veramente sono rimasto sorpreso, a bocca aperta. L'avevo vista il 2 di novembre, ancora chiusa, nella tristezza poi anche di tanta acqua che veniva. Rivederla così splendente, così ornata, così pulita, così curata, ma certo che la gente ha voglia di curare ancora lo stare insieme, di curare ancora la festa. Hanno finalmente risuonato a festa le campane a Capanne di Sillano in occasione della riapertura della chiesa locale che era chiusa dal sisma del 2013. Un giorno di festa e di emozione per tutta la comunità di questo angolo appenninico dell'Alta Garfagnana, anche per essere riusciti a mettere in sicurezza l'edificio lesionato in modo importante dal terremoto del 21 giugno di 6 anni fa. Ci sono voluti oltre 50.000 euro per tutti gli interventi necessari, soldi arrivati in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dal Comune di Sillano Giuncugnano, ma soprattutto dall'alacre impegno della comunità locale, che grazie ad iniziative di vario genere è riuscita a raccogliere fondi utili alla causa. Allora, abbiamo fatto un intervento di riparazione, no, danni dal sisma del 2013 e in più abbiamo fatto una manutenzione straordinaria che ha riguardato sia le parti strutturali che le finiture, i decori, un po' la copertura, tutto per renderla funzionale. Tra l'altro, la riapertura ha coinciso con la festa della patrona di Capanne di Sillano, la Beata Vergine del Buon Consiglio, già Madonna dei Profeti. La cerimonia si è aperta con la Santa Messa, celebrata dal Vicario Generale Monsignor Michelangelo Giannotti, coadiuvato dal parroco di Capanne Don Michel e dal coordinatore zonale Don Alessandro Gianni. La cerimonia è proseguita poi con la tradizionale processione con la Madonna dei Profeti portata in spalla fino al centro del piccolo borgo montano, che nel passato era un alpeggio estivo utile soprattutto ai pastori locali. Dopo una breve orazione e la santa benedizione, la statua ha fatto rientro nella chiesa, accompagnata dall'ultracentenaria banda musicale di Sillano.